tutti i ragazzi, già no ragazzi, no, puntata di Loretta Fabio Channel Special di tante avventure. Ovviamente c'è Mario e Gabri, qua c'è il piattino, siamo in cucina, una bella illuminazione, quindi finalmente una nuova location. E ho comprato le Rischia Gusto Challenge Hot Pepper, quelle piccantissime. Questa qui, se non sbaglio, è proprio la terza edizione, perché facciamo uno ogni anno. La prima eravamo solo io e Gabriella. L'anno scorso la seconda con la Maria, che faceva sempre l'arbitro. Ciao Maria! Ciao Maria! Semplicemente guardare questo video. E questa qui è la terza edizione. E sono nuovo quello. Esattamente. E quindi sì, siamo di nuovo in tre. Quindi apriamo un pochino la bocca. Siamo rimasti in tre. Tre suonari e tre briganti. Allora ragazzuoli, innanzitutto vi dico che questi qui ovviamente sono quelli originali. State attenti, diffidate dalle imitazioni. Le trovate in edicola a soli 2 euro e hanno abbassato il prezzo proprio perché penso che siano piccanti, quindi... PUBLICITÀ! Allora, innanzitutto leggiamo che tipi di piccantezza c'è. Abbiamo... un spezzino, allora, la bamba! Solo tre tipi. Manna voi. O rosso, o giallo, o verde. Se il rosso è o fragola, o peperoncino atomico. Io... se gialla... chiamate i pompieri! Lui fa ovviamente l'arbitrio. Sì, infatti messo nel mezzo. Se gialla è o limone o bomba calabrese. Minchia! E infine se è verde o è mela o è lingua infuocata. Meglio, nella squadra veramente. Io! Abbiamo la busta. Sentiamo per tutti i casi, se scusi, ho fatto il cambiamento, l'hanno bottiglia d'acqua qua, no? Ho prendo i bicchieri e... alla sinistra dei vostri teleschermi. Calcolate, ovviamente qua cosa abbiamo? Vabbè, la lista dei cosini. E qua ci sono le caramelle. E qui c'è... ops, la gira, la ruota della fortuna da smontare. Gira la ruota. Aspetta, allora smontiamo il cosino e vediamo un po'. Allora calcolate che nelle puntate precedenti ha vinto quasi sempre Gabriella. Cioè, sono voluta. Calcolate che io ho perso sempre, ragazzi. C'è stata una prima volta, potresti vincere. Allora vi faccio vedere un po' da vicino questo qui, che furia. Che furia! Allora, per gli amici che non vedono, per gli amici settentrionali, la Calabria in su, per quello che gira, esattamente. Apriamo la ruota. Come vedete qua, sono delle caramelle, faccio vedere un po'. Sono le caramelle di mamma Gina! Sono morbidine, ok? Mamma. E ce ne sono tante. Allora, ovviamente Mario sarà lui a girare e a scegliere in base a cosa capiterà, ovviamente, i vari colori. Quindi te la parola a Mario. Io ovviamente faccio tutte queste smorfie perché sono smorfioso, poi appena mi guardo al video mi impressiono e dico, ma sono veramente io quello scemo? Sì, evidentemente sì. Allora, ok, carussi. Signore all'ascolto, buonasera, sto per girare la ruota. Allora, cosa capiterà? Cosa capiterà? Lo facciamo vedere in diretta anche ai nostri amici, in diretta cosa sarebbe differito in realtà. Vado? Vai. Devi trattenere. Io noto che ci sono tante gialle. Allora, si comincia da... allora, la freccia... giallo dove... Vedi sul giallo, bomba calabrese o limone. Ok, qua non lo vedete ma c'è il piattino messo qui. Adesso ne prenderemo una mousse gialla. Bicchiere pronto per sputare, sono io. Temo che stavolta vincerà Ione. Io ve lo auguro. Allora, 3, 2, 1, via. È 1-0 Gabriella, mi sa. Limone, anch'io limone. 0-0. Giriamo ancora una ruota. Si mica ne rendi, però. Giriamo ancora una ruota. 3-1. Lo state vedendo voi? Ah, io oggi turno mi fermerò. Mi sono fermato. No. Gira la ruota ancora. Gira ancora la ruota. Non ne rendi questa ruota. Tensione, ma forza di quello mi sento. Scusate, quindi tovaglioli. Attenzione, ecco qua, filo in giro la ruota. Okay. Vedete? Lo vedo anche io. Una tuota bomba della bestia. Mi chiama su giallo. Oh, qui c'è il giallo predominante. Allora. In questa gara. Attenzione. Attenzione, attention please. Attention please. 3, 2, 1. 3, 2, 1, via. Non la capisco. Mi sa che si rimane solo 0-0. Limone! Limone! È 1-0! 1-0 per la mia donna! Limone io! È 1-0 per la mia donna che ancora una volta si porta in battaggio. Non si può capire, questo cos'era?
Bomba calabrese. E la mia rimona! Piccante, non si può capire. 1-0 per la mia ragazza. Che vedete, vince sempre. Non c'è niente di truccato. No, no. Vedete, non so, alla fine, tipo per lei, come è giusto, ma... No, è lei, non, che disastro, cioè... Minchia che culo che ho. No, ecco, minchia che culo che ho, che vuol dire in italiano, sono una persona molto fortunata. Esattamente. Allora, giro intorno a voi. Come si dice a Belluno. Speriamo, guardato Belluno, il sogno della vostra vita, voi capirete. Allora, vado? Vabbè. Gira la ruota, voglio la sigla, Gira la ruota. Mi si su naso. Si soffia il naso, sempre. Allora. Peperoncino rosso, come potete vedere, fragola. Fragola. Ragazzi, adesso si rischia rosso. Via con il rosso. Sono 3, sono 2, sono 1, via la gara! Fragola! No! 2-0! Io! 2-0, ragazzi! 2-0 per la mia ragazza! Allora, io ve lo giuro! Mi schifo! Donna! La gara non è truccata! È proprio la mia donna che possiede... Cosa possiedi tu? Culo! Culo! La mia donna possiede un culo grande quanto... Dovete sapere che anche quando giochiamo a uno, io e lei, vince sempre lei. Perché anche se io ho le carte, quelle fatte apposta per vincere la partita, in un modo o nell'altro vince lei. E non si può capire, vi dico solo che la bomba atomica e quello peperoncino sono simili, ma... Che piccanti, come la bomba, proprio la dice a bamba. Riuscirà la vostra Loretta a rimontare? Ma se lei è di nuovo. Prima dobbiamo girare la ruota, per saperlo. Non si scancia i bicchieri. Vedete la ruota che gira. Gira, è magica, non ci sono io che lo sto girando dietro. Piccandezza, così. Mi fermo! Verde! Lingua infuocata o vera? Attenzione! Vediamo a me. Attenzione perché via col verde, via col verde, la mia donna può fare il match point, insomma può fare 3, 2, 1 e andiamo, vediamo se invece Yoles accorcerà le distanze. Buonissima. Se rimane sul 2-0 per la mia ragazza, continuiamo a girare la ruota. Buona. Ancora Yoles può tranquillamente rimontare, no? Siamo sul 2-0. Sono allora, signore e signore, ancora una volta lingua infuocata oppure vera? Quindi quelle verdi. 3, 2, 1, via! Buona! Attenzione! Andiamo a vedere quante caramelle sono rimaste qua. Sono 2 rosse, sono 4 rosse. Esattamente. 4 gialle mi sembra. 2 verdi. Quindi ancora ci sono in gioco 6, sono 6, quindi sono 2 per 3, 6. Sono ancora 3 partite in gioco. Esatto. Quindi se la mia ragazza dovesse vincere la prossima, io le potrebbe solo pareggiare a quel punto. Se no, chiaramente col 2-1 io le riaverebbe l'incontro. E allora andiamo a vedere qui la ruota che gira, attenzione, siamo, ricordiamoci, sul 2-0 per la mia ragazza. Ancora una volta verde! Finiamolo ormai. 3, 2, 1, via! Sì, poi! Non male. E ora? 3-0! 3-0, attenzione! Che schifo! La mia donna si è portata sul 3-0! Sul 3-0! Ragazzi, qua sotto scrivete nei commenti hashtag Loretta sfigata, perché non... Quante sono rimaste? 2, 4, 6, 8 più una spada. Queste 8, non lo sei prima. Non lo so. Cioè. Quante sono? 1, 4, 5, 6, 7, 8. No, aspetta, 4 rosse e 5 gialle sono. 4 rosse e 5 gialle. Comunque, per quanto riguarda il fatto che caramelle, vi posso dire che quella della seconda e della prima edizione è una meglio. Queste qua... Sì, sono buone, però ad un certo punto che si impiccano nei denti. È vero, poi difficilmente. Quindi a chi ha prodotto queste cose, costano 2 euro, c'è un motivo, perché si impiccano dei denti in una maniera bestiale. Quindi allora, mi raccomando, modificatele. Signori, chiaramente sono 4, quindi 4 diviso 2 quanto fa? 2. 4 diviso 2 sono 2? Cioè sono 8 che tiro, 8 diviso 2 fa 4. Quindi ancora forse ho sbagliato qualcosa, ancora la partita è aperta. Comunque, certo, sul 3-0 per la mia donna,
Adesso la mia donna ha veramente il match point. Allora andiamo a vedere. Giriamo la ruota. Perfetto. Abbiamo su... No, 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 è indefinito, quindi dobbiamo girare ancora. Andiamo un attimo. Gialla, di nuovo gialla, bomba per la Brescia. Oppure limone. Attenzione perché il limone è sul 3-0. Questo è un punto che fosse possibilmente decisivo. 4-0, clamoroso. 4-0. 4-0, 2. Cioè, no, io le ho beccate 3. 6? Sì. Signore e signori, assurdo. La mia donna praticamente ha vinto. Ancora non è detto, ce la possiamo fare. No, non è detto. Vabbè, la mia donna dovrebbe aver matematicamente vinto, noi avevo 4 in matematica, quindi facciamo una gara per essere sicuri. Giro ancora una ruota. Ok. Signore e signori, quella forse ovviamente è l'ultima. Ancora bomba che l'ha preso limone. Poi è rimasta l'ultima. 1, 2, 3. La mia donna comunque ha matematicamente vinto. Non è male. 5-0! È finita! Vabbè, a questo punto due rosse. Prendete quelle rosse. Beh. Signora, la mia donna ha vinto. 2-3. La mia donna ha matematicamente vinto, la mia donna si conferma campionessa. Ah vai, bellissima! E siamo addirittura sul 6-0! Vai, rossa! Cappotto! Cappotto! È un difusa! Cappotto! È un difusa, è così! 1, 2, 3, 4! Sapete cosa c'è? Che io avevo le maniche corte, allora le fidanzate aveva fatto il cappotto! Beh, vai! Benissimo! Quindi stavo dicendo, questa puntata strepitosa finisce qui e io rimango sempre sfigata, quindi la Maria, se c'era lei che è sfigata come me. Niente ragazzi, lasciate like per me se vi ho fatto bene, ho spolato praticamente tutte le caramelle di un euro qua. E quindi niente, e commentate qui sotto se volete, man mano che escono via via altre caramelle. Soprattutto vorrei fare un'altra sfida challenge con lo slime. Non so se voi sapete cos'è. Si chiama slime, è praticamente sempre in edicola, vendono dei barattoli di una specie di pasta dice morbida. E dovete fare delle sfide, fare palline, scoppiettano, fanno profumo, è una cosa interessante, quindi sì. Quindi casomai commentate qui sotto se volete appunto la prossima puntata. E vi auguro sempre di essere gentili, di amare tanto e non fare niente che io non farei, soprattutto comprare le caramelle e prendere e buttarle tutte. Ricordo il punteggio finale. Okay. Gabriella batte Yolanda 7-0. Arrivederci!